Mi dispiace, dover essere qui ancora per la quarta volta in 5 anni a dire le stesse cose. Purtroppo io i primi 3 anni ho avuto nessuna risposta, nessuna sensibilità né degli assessori per una questione molto molto grave che è l'inquinamento acustico, cioè questa situazione di questa strada dove i motociclisti fanno strame di tutte le regole, di tutte le civiltà e di tutti i codici stradali. Quest'anno, nell'ultimo mese, ho avuto qui testimonianza di 3 incidenti nell'arco di neanche un mese che mi hanno condotto a rifarmi vivo, a chiedere alle autorità, alle istituzioni qualche cosa di più che di quello che hanno fatto mettendo uno specchio e ripitturando qui gli stop. Noi chiediamo qualcosa di più, chiediamo dei dossi che sono l'unica cosa che fanno rallentare questi pazzi motociclisti che fanno quello che vogliono. L'ultima ciliegina sulla torta è all'incrocio tra via Dante Alighieri e via della Marina. Oltre ai cambiamenti del senso unico che fanno a giorni alterni per creare una confusione che non le dico per gli utenti, ieri sera ho letto per terra un vincolo di andare a destra e leggendo i segnali che sono sull'asta davano invece l'obbligo di girare a sinistra. Ringrazio ancora voi, Panaroni, i 5 Stelle, che sono gli unici che fino adesso, oltre Fano TV, che mi hanno dato modo di parlare e dire la mia opinione, ma nessuno mi ha convocato per parlare nel dettaglio di questi problemi. Come Movimento 5 Stelle Fano siamo sempre stati vicini a quelle che sono le varie istanze e le segnalazioni che ci provengono dal territorio, in modo particolare quando si tratta di sicurezza. Qui in questo incrocio tra via Caduti del Mare e via della Marina purtroppo la sicurezza viene a mancare molto spesso. È vero che l'amministrazione ha apportato degli accorgimenti come lo stop nuovo ridisegnato sull'asfalto, però non è sufficiente. Invitiamo, e con questa interpellanza siamo venuti sul posto per verificare, e porteremo in consiglio comunale appunto questa interpellanza per trovare delle soluzioni, perché pensiamo che il ruolo del consigliere comunale anche d'opposizione non sia solamente quello di creare il polverone, ma sia quello di provare a trovare delle soluzioni condivise con l'opposizione ma anche con i cittadini che abitano il territorio, perché chi meglio di loro conosce quali sono le varie problematiche. Qui ci sono delle soluzioni da trovare, dei dossi, dei rallentatori, dei controlli più frequenti, non lo so, lo faranno i tecnici, ma è fondamentale che si dia la possibilità ai consiglieri comunali e ai cittadini che risiedono sul posto di trovare assieme in maniera condivisa delle soluzioni funzionali che aumentino la sicurezza sulla strada. In modo particolare qui al porto, estate, parcheggi, il traffico è molto più intenso, trovare una soluzione che aumenti la sicurezza tutti insieme.